Oh, vi dico subito una cosa, i bianchi alla fine non sono così importanti, o almeno ve ne bastano una certa quantità in modo tale da non estinguerli. Quelli importanti invece sono i viola, perché come vedremo in futuro, qua probabilmente alcuni non sono arrivati infatti a bere, a fare lo stesso, come vedremo in futuro ci sarà un tesoro che richiede 1000 Pikmin. 1000 Pikmin, come ben sapete, non si possono avere sul campo, però se avete 100 viola sul campo equivalgono a 1000 Pikmin, per cui l'unico modo per tirarsi quel tesoro sarà avere 100 Pikmin viola, e quelli lì sono gli unici da fare, diciamo. Tra i bianchi e i viola sono meglio. Ma perché c'è già? Ragazzi, via, via. Oh cacchio. Ok, vedete, questo è quello che vi dicevo prima. La roccia vi insegue. Sì, ma non vale, non vale per niente. Io non posso star qua con un coso subito davanti. Ma voglio vedere cosa succede se mi ammazza tutti i capitani. Tanto ho fatto una strage, ho perso capitani e Pikmin, tutti sono morti. Ah, ok, ti fa uscire dal... Va bene. E poi, vabbè, giustamente finisce il coso perché si rianimano a fine giornata. Bello, grazie. Forza, spara qua, maledetta. Guarda che me la mettono subito lì, eh. Adesso vi faccio vedere che io ammazzo tutte le vostre famiglie con voi stessi. Posso ripararmi col cadavere? Questa è una cosa interessante. Vai tranquilla, non badare a me. Non badare a me. Te pensa a sparare al tuo amico. E noi ce ne andiamo vittoriosi. Toh, maledetti. Volevate mettermi all'inizio? Mettete pure all'inizio, non me ne frega niente. E via, subito così. Porca vacca. Cioè, inizi il livello, non hai neanche il tempo di pensare a dove sei. Guarda che arrivano anche i Colmin. Metti giù, metti giù. Quanti mi ne hai mangiati? Maledetto schifoso. Ho visto l'ombra di un giallo morire. Lo spettro. L'anima. L'anima di un piccolo giallo è morto. Ma vedo forse due Colmin abbiamo. Per cui teoricamente me ne ha mangiati tre. Stai scherzando? La Seidrotalpa va uccisa. Portatela fuori da lì. Li ho visti malissimo quei Pikmin. Via, 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 via. Ok. Questo è per i rossi. Lasciate stare. Va là. E allontanatemi sta talpa. Ok. Andiamo avanti. Questa la distruggo coi viola. Ok. Lì vedo già il tesoro, che è uno scacco. No, uscite e menate. Bravi, bravissimi. Finite di disinnescare quello. Ottimo. Non dovete annegare, detto. Allontanatemi sta talpa che mi dà fastidio. Allora, quella talpa, sì. Quella cosa, come la uccidiamo? Prendete, portate, fate quel cacchio che volete. Io penso a questa. Perché io con questa, in realtà, posso uccidere anche sia questa talpa. No, raga, ma perché c'ho i Pikmin dietro? E ok, via una. E ok, vedete, potete farla. Praticamente, li fate fare il giro alla roccia. E colpisce direttamente la larva. E ci saluta. Ora, purtroppo, quelli sono morti perché sono stupidi. Sono voluti venire con noi. E moriranno così, oh. Che ci devo dire? Quanti ne servono per quello scacco? Io ne ho solo 6 blu però. No ragazzi, non va bene per niente. Non va bene perché io questo qua non lo posso prendere. Oh mio Dio, grandi, chi è che sono questi? Grandi. Ok, ce li ho. A posto. Niente, stavo scherzando. Il problema di queste cose è che appunto, come vedete, questo tesoro si può prendere solo coi blu. Perché qua c'è lo spazio d'acqua, è circondato dall'acqua, e ogni Pikmin di un altro colore non può prenderlo. A parte ovviamente i Colmin, come li sto usando adesso. È arrivato, voilà che mi è andata bene. È arrivato, cos'è, la regina? Statua preziosa, dovrebbe essere la regina questa. Ah, pensiamo un po' a liberare tutto. Dobbiamo portare quel tesoro là. Voi tranquilli, non sarà un problema trasportare i Pikmin di là, perché teoricamente con l'entrata di un capitano entrano anche tutti gli altri. Adesso vediamo. Tanto è inutile. Questo è il re, infatti, è tipo la più utile, perché se muore il re è morto tutto. Adesso non so se bisogna lanciarli da qua a qua o basta averli con l'altro capitano. 96 su 96. Vabbè, in caso non salviamo, che cacchio. Ok, no, vedete? Se voi li avete già con l'altro capitano, basta entrare con il capitano dall'altra parte e tutti gli altri vi seguiranno. Penso si possa fare solo se avete entrambi i capitani, però adesso non vorrei dire. Comunque, livello 7. Ok, questi sono quelli arancioni, eh. Quelli arancioni già sono un problema minore. Oh mio Dio le rocce. Ok, non va bene per niente questo però. Non va bene per niente perché qua bisogna fare due giri, ovvero come per quell'altro, qua cadono le rocce al posto che le cose, le bombe. Voi in realtà potete sfruttare questa cosa a vostro vantaggio, ovvero mandandoli le rocce sopra i coletti. Va bene, si può fare. Ovviamente ci vuole un attimo di fortuna perché il coletto non è mai sotto dove cade la roccia. Tranne questo.
poveraccio. Ma volendo potete ucciderli anche a mano. Cioè, ci mettete 3 ore, però potete ucciderli anche a mano. Se state un po' attenti. Alle medie mi chiamavano Olimar Valboa. Ma questi cosi mi sa che si... Oh, cacchio. No, no. Non così tanti. 11 viola, quanti ne avevamo? Teoricamente questi coletti si dovrebbero svegliare. Oh, ma perché continuano a morire? Cioè, ne ho persi altri 2 viola. No, dai, fa lo stesso. Non c'ho voglia di riniziarlo ogni volta per... Il problema di questa cosa, di questo gioco, è che per ricominciare un livello dovete uscire. Cioè, dovete proprio abbandonare la missione. Cioè, dovete tornare fuori dalla caverna e poi da lì perdere. Cioè, non ha senso. Fammi ricominciare direttamente da un altro, da un salvataggio precedente. Va bene, è arrivata la campanellina. Abbiamo persi viola purtroppo, ma fa lo stesso. Cioè, alla fine non... Campanello da sposa, ok. Alla fine non mi interessa. Avevo detto prima che erano importanti, ma c'è sempre tempo per farli. Oh, tra l'altro qua c'è un tesoro. Ok, cos'è, uno yo-yo? C'è altro? Non ci dovrebbe essere nient'altro. Abbiamo pulito, vero? Anche se abbiamo perso quei viola, alla fine fa lo stesso. Altro fiammante. Tanto ogni volta che entrate in un dungeon trovate le cromanville. Quella lì addirittura posso anche lasciarla lì. Per cui voi potete fare avanti e indietro dove ci sono le cromanville viola o bianche, a seconda di quello che vi serve. E poi da lì fare... Aspetta, siamo tutti? Ok. Fate Pikmin su Pikmin, quanti ve ne servono. Io adesso purtroppo non ho voglia. Cioè, non è che... Sì, non ho tempo, ma non ho neanche voglia di uscire e ricominciare. Oh mio Dio, ma perché io ho fatto questo dungeon? Adesso mi ricordo. Mi ricordo che non dovevo fare questo dungeon. Ok, sentite un certo rumore che sembra una scoreggia. Ebbene, si tratta del boss. A quanto pare il boss c'ha delle flautulenze che non riesce a controllare. E appunto continuerà a cagare figli. Come vedete sono delle larvine molto infami. Molto infami. Troppe. Che come vedete muoiono in un colpo. Ora, non è un problema. Prima di morire riescono a darvi un morso. E questo morso riesce a uccidervi un Pikmin. Per cui voi dovete stare molto attenti. E tipo cambiare ogni volta tra un capitano e l'altro. Perché dovete arrivare coi capitani lì. Io adesso ho lanciato i Pikmin tutti su quella montagnetta. Perché in realtà appunto voglio evitare che facciano la strada normale per venire mangiati da quelli schifosi. Guardala, guardala, guardala che schifosa. Questa ragazzi è la mamma coleto. Quella che abbiamo già battuto, no? Ve la ricordate? Ok, ve la ricordate? Purtroppo ce la ricordiamo tutti. Lui stai attento che mi sciopi. Non voglio che mi sciopi, Ha una particolarità questa mamma. Ovvero, se adesso riesco ad avvicinare, la cosa importante è arrivare lì davanti. Poi non è più un problema. Ve lo dico subito. Il problema è arrivare. Non è atterrare il problema. Però lei farà come al solito e rotolerà e schiaccerà anche i suoi figli. Non gliene frega proprio niente. Lei è una macchina per fare figli. Per cui si farà i suoi giretti. Poi si ferma e la menate. A posto. Una volta che hai fatto quello avete vinto. Adesso l'unica cosa che può accadere è un mio errore. Ovvero che glieli tiro tutti sotto la pancia e me li schiaccia. Ma non è... Se non capita abbiamo vinto. Mi raccomando, richiamate sempre prima i Pikmin. Prima che sia troppo tardi. Perché sennò se ve li lancia in giro rischiate che ve li schiacci. Non abbiamo vinto? Ah, abbiamo vinto, ok. Una volta sconfitta non è finita perché... Quando la uccidete non rotolerà più, quindi i figli che ha partorito sono ancora in giro. E fidatevi che fanno un sacco di danni quei bambini. Sovraccarico dei sensori olfattivi raggiunto, limite massimo concesso. Il fetore deve provenire da quell'oggetto, una scarpa che teoricamente vi rende più veloci. Vi fa la camminata più veloce. Come vedete c'è un bambino rimasto, ok, era l'ultimo ma fa lo stesso. Non si sa mai ragazzi, vi fa un bordello di morti quel robo. La cosa positiva è che vi lasciano un sacco di miele quando uccidete quei bambini. Per cui potete rimpinzare tutti i Pikmin. Adesso che ci penso potevo trasformare quei 2 Colmin che abbiamo in Pikmin bianchi. Dato che appunto non verranno con noi in superficie. Ah, mamma è arrivata, si sgonfia come al solito. E la scarpa pure. Qua ci sono 2 oggetti importanti, quindi pendaglio rivoltante. Oh, una scarpa con l'orso a chiotto. Oh, questo oggetto ce l'ha delle bolle d'aria sotto la superficie. Lo userò per i nuovi stivali. Procedura completata, il micro assemblaggio degli stivali lesti è terminato. Resistono alle raffiche di vento grazie all'aria sotto la suola. Sarai più veloce e non sarai più spazzato via dagli starnuti di esseri pericolosi. Ovvero da quelle cose che vi deflorano i Pikmin. Per cui è una cosa molto positivo avere queste scarpe. Ma ci siamo tutti, 89 su 89. Tesori completati. Teoricamente abbiamo finito. Teoricamente. Quanti livelli erano? 8? Ecco, vedete che i Colmin non vengono come in superficie. Per cui se vi capita di trasformarli, fatelo. 14 morti, purtroppo. Quelle soprattutto all'ultimo... Al penultimo...
vabbè, prima. Però 15 su 15 va bene. Purtroppo le morti fanno parte del gioco e della vita. E poi se sono stupidi loro io non ci posso fare niente, mi dispiace. Io cerco sempre di renderizzarli verso un futuro migliore, ma qua nessuno mi caga, quindi fa lo stesso. Abbiamo recuperato tutta la vita anche. Perfetto. Ora direi che possiamo farci un bel giretto per sistemare i numeri. Ovviamente sempre con blu, gialli e rossi, dato che comunque non ci sono cipolle varie di altri cosi. All'obiettivo numero 1 saranno i blu, poi ci saranno i gialli e poi i rossi. Ma vi risparmio tutto, anche perché tanto ora che mi muovo io con queste foglie che ho. Anche perché ragazzi, non vorrei dire, ma mi sa che l'area è completata. Qua i tesori li abbiamo presi, giù là li abbiamo presi, tutte le caverne sono state completate. Io direi che abbiamo completato l'area al 100%. Posto 100 su 100, 645 Pikmin. Abbiamo risanato un sacco di roba. Ovviamente, come sentite, anche la musichetta più felice. Abbiamo Baldore. Dai, andiamo a fare un po' di festino adesso sulla nave. Fu così che da ubriachi si misero alla guida e si schiantarono su un altro pianeta. Salutiamo i nostri amici, larve varie. Maledette larve varie. E ce ne andiamo con il 100% della prima zona. Abbiamo perso due viola in tutto. Però siamo comunque a 33, che calcolando che comunque ne usiamo 15, 20 massimo alla volta, siamo comunque ad un buon livello. I rossi saliti, i gialli un po' meno, i blu sono saliti molto. I gialli preferisco tenerne un po' di meno rispetto ai blu, perché i blu mi servono di più, dato che ci sono livelli con l'acqua. Tra l'altro mi pare che ci sia un dungeon con solo il pericolo dell'acqua, o per lo... no, anzi, no, potete entrare solo coi blu, però ci sono tutti i pericoli. Adesso non ve lo sto a dire, probabilmente alcuni di voi lo sanno già, ma lo vedremo più avanti. Ciao, sempre creditore del calcagna. Per ora ho deciso di vivere sotto un ponte, ma se mi prendono non so cosa possono farmi. Comunque giorno 11, giorno 11, aver finito il primo pezzo non è male, eh? Si può fare anche di meno, ma non è un problema. Alla fine non abbiamo tutto questo, tutta questa corsa. Come vedete, Valquiete 100%. Abbiamo tutte le bandiere fatte, tre dungeon fatti. Questo vuol dire che dalla prossima parte andremo alla Foresta del Risveglio. Foresta del Risveglio, come vedete, abbiamo due dungeon da fare, quindi sono 4 dungeon totali, e da completare la superficie, che se non ricordo male era un tesoro che ci manca, perché ci mancavano forse i gialli, forse i blu. Comunque ci mancava un tipo di Pikmin, quindi non potevamo prenderlo. Adesso lo potremo prendere e completiamo l'area. L'unico problema che ci sarà in questa zona è che i nemici saranno tornati tutti, per cui potrebbe essere problematico entrare nel dungeon. Adesso vediamo come siamo messi nella prossima parte. In ogni caso, termino qua l'episodio. Noi ci vediamo un'altra volta, la prossima volta con Pikmin 2. Qui da Landulf è tutto. Ciao a tutti.